però la combinazione qui fra Papa Sodaro e Cancellieri. Poi Papa Sodaro qui si trova questo pallone fra i piedi, il pallonetto e il gol dell'1-0. Papa Sodaro che qui si toglie la maglia e va a festeggiare quello che è il 700° gol in carriera, un gol storico per l'attaccante della Stese, gol che arriva all'età di 52 anni. E allora, dopo la tripletta segnata contro l'Elvia Recina, con questo delizioso pallonetto mette in fondo al sacco quello che è il 700° gol della sua carriera. Davvero un risultato eccezionale per questo giocatore. Ma il gol di Papa Sodaro è importante sia perché, come detto, è un proprio traguardo personale molto importante, ma anche perché vale l'1-0 qui al comunale di Villa San Filippo per la Stese. Martino Papa Sodaro, attaccante della Stese, settimana scorsa festeggiamo la tua tripletta contro l'Elvia Recina, oggi festeggiamo il tuo 700° gol in carriera. Quanto sei soddisfatto di questo risultato? È stata una bella emozione, arriva a 700 gol e poi la squadra mi ha fatto una maglietta che sono... Faccia vedere anche di dietro. Sempre stare al bombe. E dunque, dicevi? Dicevo che sono stato una sorpresa perché mi hanno fatto questa maglietta qua, non me l'aspettavo. 700 gol lo aspetto da 3 anni. Le due cose importanti erano giocare contro mio figlio e ci ho giocato. Ho fatto 700 gol e l'ho fatto e adesso l'obiettivo è superarli 700 gol, se no che gioco a fare adesso? E niente. Per la partita è andata come è andata, avete visto tutti, primo tempo così così, loro sono una bella squadra, hanno messo in campo, ci hanno chiuso un po' di spazi e l'hanno pareggiato meritatamente, però ecco, andiamo avanti. Giusto, il gol non è riuscito a regalarvi la vittoria, comunque una prestazione importante quella giocata dalla tua squadra. Raccontaci un po' questo gol, sembrava un pallone perso, invece ci hai creduto e alla fine sei riuscito a trasformarlo in gol. Sì, è una palla in profondità che l'aspettavo, poi il difensore l'ha intuita, allora lì da solo ho fatto un pallonetto, il portiere l'ha toccata un pochino, però ecco, un gol ce l'avevo nel cuore, lo volevo per tutti i costi oggi festeggiare così, però dai, andiamo avanti, pensiamo alla prossima e andando avanti vedendo. Tu, dall'alto della tua esperienza, come vedi questa squadra? Ha le carte in regola per fare un bel campionato? Sì, come ho detto sabato, siamo una squadra nuova, facevamo l'amatori, allora quest'anno noi speriamo di far bene e raggiungere i playoff, poi se dovesse venire il campionato, vince il campionato, meglio ancora, voglio dire. Va bene, allora ti ringraziamo, complimenti ancora per questo traguardo. Grazie a voi e ci vediamo ai prossimi 701.